Ciao a tutti! Oggi facciamo un esperimento con la resina e dell'acqua. Chissà che cosa uscirà. Allora, per prima cosa ho deciso di prendere questo stampo e ho preso questa bustina. Nella bustina di quelle che si aprono e si chiudono, l'ho tagliuzzata. E adesso vado a tagliuzzarne una parte che poi deve entrare nello stampo. E ora con il ferro da stiro vado a stirare i tre lati lasciando il buchino in alto. E in questo modo ho sigillato un lato e adesso lo faccio anche dall'altra parte. E vado a chiudere anche qui in alto. Ed ecco qui tutto sigillato. E ora nella parte in alto preparo un bicchierino con dell'acqua e dell'olio Johnson's Baby. Metto un po' d'olio. E ora vado a metterne, prima di metterlo dentro, vado a mettere qui i glitter. Vediamo un po'. E ora vado a metterci pian piano, ma farò sicuramente un disastro, l'acqua con dentro l'olio. In teoria non si dovrebbe bagnare i bordi, ma è molto difficile. Ok, ho messo dentro l'acqua e adesso aiutandomi con un qualcosa, vabbè, mi aiuto col tavolo, metto sotto la carta, sempre la carta forno. E vado a sigillare la parte in alto. Sto facendo un disastro assoluto. Ok, l'ho chiusa. Guardate. Ta-da-da. Ok, adesso, prima di andare a tagliuzzare i bordi, sono tutta piena di olio Johnson's Baby. Oddio, vabbè. Prendo il mio stampo e vado a versarci della resina. Molto bene, adesso vado a tagliuzzare un po' i bordi per non far vedere tutta la plastica. Adesso lo metto nello stampo. Oddio, 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 oddio. Ok. E adesso lo copro con tutta la resina che mi è rimasta. Avevo lasciato addensare un po' la resina per non lasciarla troppo liquida, ma mi sa che ho aspettato un po' troppo, però è un esperimento, vediamo un po' che cosa combinerò. Vedete, è proprio densissima, quindi boh. Non lo so. Bene, adesso dobbiamo aspettare che questa cosa qui oscena diventa dura. Poi la togliamo dallo stampo e vediamo il casino che ho combinato. Sì! Ed ecco che si è asciugato. Guardatelo da qui. Sono molto emozionata. Allora, mentre la resina comunque era appiccicaticcia, vedete che ci sono tipo delle bollicine così. Con la paletta muovevo la resina dentro per formare le bollicine interne per far sì, tipo, visto che qui c'è l'acqua, di farlo tipo un po' tutto uniforme. Quindi adesso andiamo a scoprirlo bene. Ho usato una quantità industriale di resina, guardate quanto è alto, però non fa niente. È un po' da animare. Oddio, guardate quanto è bello! No! E l'effetto delle bollicine va anche a coprire comunque il lato della plastica. No, vabbè, è fantastico, guardate. E i gatti, come al solito, rompono le balle. E niente, cioè, è la mia creazione preferita, è bellissima. Guardate, c'è troppo, è troppo. Oddio, se la guardi e ti rilassi. No, vabbè, è bellissimo. Ok. Quindi niente, adesso andrò un po' a limare i bordi, la sistemerò. Ma è bellissima l'effetto dell'acqua, delle bollicine. Mi piace tantissimo.
Niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questo esperimento che devo dire è riuscito alla grande. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando tanti tanti bacini. Ciao ciao ciao!